Buonasera a tutti, sono Luigi Onaraku, tornato a casa dopo il Comic-Con in party sulla Play 4 con Blue Devil 313. Sì, ragazzi, vi ho appena detto come aggiungere sulla Play 4 Feliciano. Blue Devil, vi sto dicendo come si scrive perché magari qualcuno di voi non conosce l'inglese. Blue Devil 313, Blue Devil 313. Ma perché alcuni me l'hanno chiesto come possono aggiungerti alla Play 4? Spero lo sentiate perché io sono sul divano, la TV è un po' lontana, non posso tenerla troppo alta. Spero sentiate Feliciano, ha comunque chiesto, nel caso non lo sentiate, perché sputtano il suo nome utente. La risposta che io ho dato è perché alcuni l'hanno chiesto, in realtà per divertimento. Comunque, Team Full Extreme. Ecco ragazzi, capiamoci, se chiamato col numero della macchina del personaggio dei fumetti forse più sfigato della storia, poi si chiede perché gli va tutto male. Cioè... Qua ho anche sbagliato a prendere chi. Comunque, Full Extreme Int contro Janemba. Col Full Extreme fisico non è fattibile ad oggi. Cioè, le prime tre fasi le sfondi malissimo. Cioè, non hanno neanche la possibilità di respirare le prime tre fasi. Poi arrivi alla fase 4. E la fase 4 ti guarda e ti dice: ti è piaciuto vincere facile? Mo giochiamo io e te. E là capisci che la vita fa schifo. Sì. Non puoi perché io mi aspettavo fosse... Allora ragazzi, io mi aspettavo fosse difficile perché non può essere facile una bestia STR che è debole ai Super Saiyan, non può essere uccisa facilmente da un BBB Extreme fisico. Quindi ci sta. Quello che non ci sta è che non gli fai danno neanche con Link Super Saiyan. Poi naturalmente accetto che diciate full critico, full power freezer lo bisciotta. Certo, se non evadesse tutti gli attacchi sì. Ma vi ricordo che lui evade. Dato che la battuta è piaciuta tanto in uno scorso video, peggio di un politico italiano. Ha avuto successo come battuta, non ridere. Perché è vero, vuoi dire che vade di meno? Ecco. Comunque, l'amico Kid Buu è SA10, il mio rimarrà... Ho paura di sapere per quanto SA1, penso per molto molto tempo. Anche se ti dirò, Feli, la differenza tra SA10 ed SA1... Non è così abissale, eh. Cioè, per dirti, sono 430.000 d'attacco. È dimezzato l'attacco tra SA1 e SA10. Non è neanche tanto, ma aspettavo molto più molta più differenza, essere sinceri. Non è neanche poco, eh. Non è neanche poco. Però poteva andare molto peggio. È comunque un bomboccio che non linkando con Super con Buan fa 400.000 danno. No. Comunque la fase cicciona l'abbiamo passata. Ora entriamo nell'inferno delle schivate. Sì, ho messo qua anche Feliciano giusto per farlo partecipare. Sapete che mi piace vederlo interagire. In questo caso sentirlo interagire. Circa.
e lasciamo perdere come sarebbe messo lui senza di me. Sì. Janemba non ha evitato la special di Kid Buu. Incredibile. Fatico a crederci. Se non evita questa special finisce male. Si è beccato il debuff di Baby Vegeta 2. No vabbè, ma è contro... sono ancora contro la GL, eh? Contro la fase 2. No, non la vedo troppo pesante, se devo essere sincero. Poi naturalmente esce fuori il problema del team, ovvero la mancanza assoluta di chi deve tornare il Battlefield. Ho bisogno di quel dannatissimo Metal Cooler. Ne ho troppo bisogno. Baby Scimmione va scimmia. Ma che culo? Non mi faceva danno, mi faceva 7000 di danno. Il free to play. No, 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 è Priscilla, è Priscilla. È felice di risentirti. Non ti risponde. È impegnato. Non ti dico a far cosa. No, meglio che non lo immagini. Hai fino al 22 per la multi old Kai, eh? Dall'11 in poi. Dall'11 in poi dovrebbe bastare. Comunque è durato 3 turni Baby Scimmione. Sì, se non evitava tutti gli attacchi l'avrei anche già ucciso. Fase 2 fatta. Cosa? Sì. Totalmente casuale. Allora, sono alla fase int. Vediamo un po' come va. Non fa danno. I pugni della fase int fanno 8000 danni. E Buan fa paura ad ability free. Quanti danni arriva a fare sto team? Tantissimi, cioè mi è arrivato prendendo pochissimi ki a 700.000 d'attacco. Non capisco il perché arrivi a così tanto. È il moltiplicatore, è per forza il moltiplicatore. E per forza il moltiplicatore, però Trunks non arriva a valori così alti ad ability free SA10, eh. Ha bisogno di molte più orb.
Quello sì. In critico fa male, ma infatti io lo builderò in critico. Appena ho voglia di spendere 30 smeraldi o 5000 baba point per una clessidra. Vabbè, stai evitando tutto comunque, Janemba, eh. Stai evitando qualsiasi cosa. Può capitare di pullare tre veget blu di fila. Grazie. Dicevo, può capitare di pullare tre veget blu di fila. E così da partire da non averne nessuno ad averlo full chartato. Non so neanche se ti stanno sentendo. E questa è la cosa comica, lo sai, vero? Dai, sai perché ho detto quelle cose? Le possibilità erano talmente basse, senza neanche il sommo vicino. Sì, però qua ha battuto il sommo praticamente. Oddio no. Oddio no. La doppia single Gogeta Vegeta GL è imbattuta attualmente. Là siamo ancora a livelli intoccati. Sì. È terribile, Janemba, ti fa usare un fottio e mezzo di oggetti solo perché evita gli attacchi. E devo dire che sto avendo la fortuna di starlo debuffando. Se non lo debuffavo, quanti cavolo di danni. Io lo sto debuffando, mi sto refullando. E nonostante tutto, la fase int non va giù. Neanche a pagarla. Vabbè, se ci sarai per ancora una settimana o due. Non ha preso un cavolo di orb, 817.000 d'attacco Buan con la kamikaze. E mi sa di aver buttato uno Yanma. Vabbè. Ah no, a sto giro si è beccato in faccia tutte e due le special. Anche i miei int però possono avere evasione, sai? Non sei il solo. Intanto su qualcosa devi pure sculare, dato quanto è stonte costato Gogeta. Che due scatole, vado in Dokkan. Per te lo può evadere il Dokkan? No. No, perché se mi... Io sono andato in Dokkan perché penso non lo possa evadere. Come Super C17 non poteva assorbirlo. Perché muoio se lo può evadere. Super C17 non poteva assorbirla. Non mi puoi dire che mi evade il Dokkan. No, 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 non l'ha evaso e si è beccato 1.250.000 danni. Però adesso inizia la fase STR. Ci ho messo 50 anni a fare la fase prima, figuriamoci questa che attacca 2 miliardi di volte. Ah.
è difficile Janemba, ma non tanto perché è forte, perché va tutta la rana a culo. Lui è un pippone. Beh, comunque ha una buona riduzione ai danni, eh. Quello sì. Quello sì. E cade comunque male. Appena fallisce la prima evasione, caput. Qua utilizzo uno Yan. Ma infatti il free to play di Janemba non so se lo porto. Perché come si fa il free to play di Janemba? Guan LR, full int, tra debuff e stun e preghi. Sì, ma mi ha invitato entrambe le special. Se non lo debuffo il team non funzionerà mai, eh. Ecco la special. Che io poi vorrei una spiegazione. Quel Janemba fighissimo che si vede nel lancio della special del tour, cos'è? C'è un artwork diverso. C'è Janemba con la spada in alto. E Janemba che si vede da Priscilla. Janemba che si vede da davanti con la spada in alto. Ti ripeto, anch'io so evadere Janemba, non sei l'unico. Oh, l'ho colpito con una special, incredibile. Quasi non ci credo. Ho fatto io due evasioni. Ma che senso ha? Cioè, l'unico PG ad oggi che ha un artwork diverso dalla carta durante la special è Freezer LR, se non sbaglio. Sì, Feli. Vabbè, ma va a vedere una delle due guide che ho già fatto uscire. Mi lancio almeno una special. C'è l'artwork più bello che sia mai uscito di Janemba, quello, eh. Pensa a Janemba, Super Janemba, che è di fronte. La mano della spada in alto è così, tipo adesso, e attacco debuffato. Boh, speriamo. Meno male che Buon considera anche le orb arcobaleno come orb recovery, meno male. Sì, considera tutte le orb. Meno male. È per questo che C13 è buono. Guarda come ho fatto predict che mi lanciavi la special come primo attacco, dannato. Te l'ho predictata in una maniera assurda. Ora spero che questo attacco qua vada a segno. Cioè, sta durando così tanto che nonostante avessi tenuto libero una marea di spazio sul cellulare, mi sta già finendo. Io non ho parole.
cioè, duro un casino con questo team. Perché ha poca memoria, il punto debole del cellulare. Però cavolo. Sì, ma non mi aspettavo sarebbe stato così lungo, eh. Cioè, se vedi altre guide in 11 minuti l'ho ucciso. E qua, vabbè, è morto. Morto. Questa non la evita. Ciao. Finito. No, non è stato affatto bello. È stato un parto inutile. È stato un parto inutile, ragazzi. Ok. Fattibilissimo. Ho usato due item di troppo. Non mi serviva il primo Yalma che ho usato e non mi serviva questo Ghost Usher. Però va talmente a caso che siete costretti a sprecare oggetti. Quindi noi ci vediamo al prossimo video che registrerò adesso, che non ho idea di con che team sarà. Vediamo. Grazie per aver seguito e un saluto da me, da... Da me, da... Bravo! Alla prossima!